Guantanamo, mi ricordo. C'è qualcuno che non sa più cos'è l'uomo. C'è qualcuno che non ha rispetto per nessuno. C'è chi dice no. Ma stai scherzando? C'è, è andato in cielo. Impressionante. Quello è il maestro, l'abbiamo riconosciuto perché forse ha qualche annetto in più degli altri, ma... Buonasera. Buonasera. Noi siamo la troupe che si chiama Psichiatric Alcatraz, sì. E portiamo avanti un spettacolo di teatro circo. E questo è solo un pezzettino, un estratto? Sì, è un estratto... Di quello che potete fare. Sì. Allora, il primo salto che ha fatto il più pazzo di tutti, che è lui, quello che grida, mi è sembrato a un certo punto che fosse andato a toccare i tubi delle luci, se c'è arrivato veramente a tanto così. Sì, ma veramente lui fa, loro fanno fatica a saltare qui perché è molto basso, sì. Da noi sotto teatro tenda saltano a 10-12 metri. Complimenti, complimenti tantissimo. Bravo. È bella anche la messa in scena della fuga da Alcatraz. Grazie. Io sono pazza di una serie che si chiama Prison Break. Siamo ispirati rivisto... anche un po' da questo... Da questo telefilm. Sì, trattiamo delle teme un po' sociali, diciamo quello che è accaduto nei penitenziari di Alcatraz e tanti altri. Un mix di teatro, cabaret e circo. Poi il circo è cambiato, non è più il circo di una volta, vi siete modernizzati moltissimo. Sì, vi siete ispirati ad altro, avete cambiato tanto lo spettacolo nel circo, è molto diverso. Sì, noi lo facciamo da 3 anni in questo modo e andiamo avanti così perché è uno spettacolo che è fatto per giovani e speriamo che va bene, diciamo. Quanti anni ha ragazzo biondo? 20 anni. 20 anni, mi dimostra persino di meno. Per me vale. Per me vale. Per me vale. Per me vale. Grazie. 68. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata.